Taranto, una città ad altissimo rischio ambientale, bisogna eliminare ogni possibile fonte inquinante e quale miglior soluzione dell'automobile elettrica. Ne parliamo con Pierpaolo Zampini, un esperto del settore nell'ambito appunto delle energie rinnovabili e non solo. Questa è un'auto completamente elettrica, ha 500 km di autonomia, 700 cavalli, 250 km/h, quindi tutti i limiti delle auto elettriche che c'erano finora sono stati superati. Sono arrivato da Milano con quest'auto, caricandola dalle colonnine delle Enel Drive, e ci ho messo un paio di giorni per il momento perché ancora non siamo pronti al sud a caricare questo tipo di auto. Parliamo proprio dell'abbattimento delle fonti inquinanti. Quest'auto non emette CO2 e non emette polveri sottili. Ciò vuol dire che di solito le auto si dicono che sono risparmio energetico, sono abbattimento degli agenti inquinanti. Questo invece non è che abbatte, proprio li elimina completamente. Non c'è tubo di scappamento, non c'è marmitta e si carica elettricamente da dietro collegandola con una presa elettrica normalissima. Dunque un bel risparmio e la salvaguardia assoluta dell'ambiente. Esatto. Un bel risparmio perché non si paga più nulla, più la benzina, i rifornimenti sono gratuiti tramite dei supercharger così, di questo tipo di auto, e non si paga bollo perché è un'auto elettrica, l'assicurazione è intorno ai 100 euro l'anno per gli incentivi e non c'è da fare tagliando perché il motore non c'è, davanti al cofano c'è un bagagliaio.